La scuola del futuro nasce dal presente, due giorni a Rivisondoli per il convegno regionale ANP Abruzzo con un tema significativo, con sapere per un futuro nelle nostre mani. Presidente Antonello Gianelli, la scuola del futuro, ma il futuro parte da oggi? Ah, sicuramente sì, partiamo dal Covid, dall'esperienza della pandemia che è stata una sorta di crash test, come si dice, e quindi ha messo a nudo le criticità della scuola che già conoscevamo, quindi si deve partire da un rinnovamento profondo della didattica, da una maggiore attenzione alle esigenze degli studenti e al loro coinvolgimento, a una attenzione maggiore sulla valutazione e naturalmente anche alla riforma di alcuni meccanismi interni alle scuole che risalgono purtroppo a 50 anni fa e non si può continuare con normative così obsolete. Quando si parla di riforma parliamo anche del nuovo ruolo che hanno alcuni insegnanti, soprattutto quelli che stanno nello staff dei dirigenti scolastici. Sì, certo, noi siamo da tempo per la valorizzazione di quello che chiamiamo middle management o management intermedio, cioè bisogna valutare nella scuola, bisogna valorizzare quelle figure intermedie tra i docenti e il dirigente scolastico o preside che dir si voglia, perché altrimenti il preside da solo si trova a dover governare una macchina un po' come l'uomo solo al comando. Costanza Cavaliere, c'è esigenza di cambiamento nella scuola, da dove partire? Beh, diciamo che la scuola davvero è il filtro dei cambiamenti possibili in un contesto aperto ad altri contesti, quindi sicuramente sì, proprio perché deve essere recettore di trasformazioni che intervengono e quindi un auspicio di cambiamento per noi significa lavorare sul problema reale e cercare di ottenere dei risultati a piccoli passi di qualità che rendano migliorabile la situazione che si sta vivendo. La scuola al centro, bisogna rilanciare il rapporto con gli enti, lo ha sottolineato il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. A noi è decisiva sicuramente quell'azione strategica delle scuole, che non è solo formativa, educativa, ma anche di radicamento nel territorio degli studenti. Il fenomeno ovviamente demografico è sicuramente un fenomeno che ci preoccupa tanto. Però anche quello si combatte e si fronteggia attraverso un rapporto con l'istituzione scolastica. Noi dobbiamo intanto offrire servizi di qualità. Servizi di qualità significa essere attrattivi, non disperdere la popolazione scolastica in altre realtà geografiche e soprattutto cercare di avere, insomma, un privilegio di scuole che avranno, insomma, facoltà formative adeguate che si attagliano anche un po' alle principali linee di sviluppo del nostro territorio.